bentornati a Videogame News, il TG videoludico di EveryEye.it. Eidos Montréal ha confermato che attualmente non ci sono piani per rendere compatibile Deus Ex Mankind Divided con la tecnologia VR. Secondo la software house, infatti, i visori per la realtà virtuale sono una grande opportunità, ma è semplicemente impossibile prendere un titolo complesso come Deus Ex e applicare questa tecnologia senza una riscrittura integrale del codice. Vi ricordiamo che Deus Ex Mankind Divided arriverà su PC, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 23 agosto. Sega ha annunciato di recente due nuovi progetti dedicati al porcospino più famoso del mondo videoludico, intitolati rispettivamente Sonic Mania e Sonic Project 2017, entrambi in uscita nel corso del prossimo anno. Il primo è un platform bidimensionale che riprende il concept degli episodi usciti su Mega Drive e che arriverà su PC, PS4 e Xbox One durante la prossima primavera, mentre il secondo rappresenta una sorta di nuovo inizio per il brand e uscirà alla fine del prossimo anno su PS4, Xbox One, Nintendo NX e PC. I rumor trapelati la settimana scorsa si sono rivelati esatti: Darksiders tornerà su PS4, Xbox One e Wii U con una riedizione annunciata ufficialmente da Nordic Games. Darksiders uscirà sulle tre piattaforme appena citate, sia in versione retail che in digitale, e per quanto riguarda l'edizione Wii U, questa sarà venduta ad un prezzo budget di 19,99€ e potrà contare su alcune funzionalità esclusive legate probabilmente al Miiverse. Attualmente non ci sono notizie in merito alla data d'uscita del gioco, né sulle modifiche apportate al motore grafico o al framerate, ma è probabile che ne sapremo di più alla Gamescom di Colonia. Nelle scorse ore numerosi utenti Reddit hanno segnalato di aver avvistato Street Fighter V per Xbox One nei listini di Amazon Canada. In questo momento il gioco non è presente sul sito, ma in rete circola uno screenshot che testimonierebbe la presenza del gioco nel database del celebre rivenditore. Attualmente la situazione è molto confusa e le testimonianze non sembrano particolarmente attendibili, visto che l'immagine in questione potrebbe essere creata d'arte per diffondere un'informazione non veritiera. In attesa di possibili conferme o smentite, vi ricordiamo che Capcom ha dichiarato più volte che Street Fighter V sarebbe stata un'esclusiva assoluta PlayStation 4, almeno sul fronte console. Da tempo sappiamo che No Man's Sky utilizzerà la connessione alla rete per aggiornare il database di pianeti e specie animali, ma anche per gestire i rari incontri con i giocatori. Fino ad oggi non era chiaro però se l'abbonamento al PlayStation Plus fosse necessario per sfruttare queste caratteristiche. La risposta a questa domanda ci viene data da un portavoce di Sony, che ha confermato che per giocare online a No Man's Sky non bisognerà sottoscrivere alcun tipo di abbonamento, mettendo a tacere una volta per tutte voci contrastanti e confusionarie sull'argomento. Vi ricordiamo che l'ultima fatica di Hello Games uscirà in Europa il 10 agosto su PlayStation 4 e il 12 dello stesso mese su PC. Intervistato ai microfoni di Metro UK, un portavoce di DICE ha parlato della campagna single player di Battlefield 1, ammettendo che questa componente non può contare sulla stessa identità e personalità che contraddistingue il comparto multigiocatore. Lo studio ha lavorato molto per capire come migliorare la campagna e sta ancora sperimentando al fine di individuare un elemento capace di distinguere l'esperienza single player da quella online, mantenendo però lo stesso feeling. Battlefield 1 uscirà il prossimo 21 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Chiudiamo l'edizione di oggi con le consuete top e flop news. Il top lo segniamo a Square Enix. La compagnia nipponica ha annunciato da poco che Final Fantasy Brave Exvius ha raggiunto oggi il traguardo di oltre 5 milioni di download in tutto il mondo. Per festeggiare e per ringraziare i fan per il supporto, i giocatori che accederanno al titolo dal 26 al 31 luglio riceveranno automaticamente 5 biglietti con i quali evocare altrettanti personaggi rari. Final Fantasy Brave Exvius è frutto della collaborazione fra Square Enix e Gumi Inc. ed è disponibile per il download su dispositivi Android e iOS. Il flop di questa edizione spetta invece a Nintendo. Dopo i record stratosferici dei giorni scorsi, il valore delle azioni della casa di Kyoto è calato drasticamente, facendo segnare un meno 17% a causa di una dichiarazione della compagnia sul successo di Pokémon Go. I responsabili finanziari di Nintendo hanno diffuso una nota tramite le pagine di BBC News ricordando che i profitti derivati dall'applicazione per Android e iOS potrebbero essere più bassi del previsto, soprattutto perché l'azienda non è proprietaria del brand in questione. Con questa notizia è tutto per l'edizione odierna. Con il nostro TG videoludico ci vediamo come sempre il prossimo venerdì.